Domenica 2 giugno alle 18, gara 3 della finale playoff tra Amatori Pescara e Salerno. La serie è sull'1-1 e si sposta in Abruzzo. Per Poti e compagni, la ghiotta opportunità, sfruttando il fattore campo, di andare a Montecatini per giocarsi alla Final Four la promozione in Serie A2. Una stagione dei miracoli risultati alla mano fino a questo momento, con un jolly chiamato Reggio Calabria, sfruttato alla grande con il lavoro di coach Stefano Raiola, che ha dell'incredibile per come ha saputo trasformare le negatività spesso gratuite e alcune incongruenze tecniche nate dopo il mercato in grosse opportunità e potenziale da leccarsi i baffi. Poti e Leonzio sono da enciclopedia del basket da sfogliare accuratamente. Pedrazzani regala sostanza a Serafini e Carpanzano, quando in giornata sono quegli uomini da quintetto che spesso sono mancati. Ora la parola passa al Pala Elettra. Limitare Diomede e Tortù è la parola d'ordine. In fondo il sogno non è poi così lontano. Domenica alle 18, gara 3. Martedì alle 21, gara 4. Sono le autostrade da percorrere che con la vittoria porterebbero dritte dritte a Montecatini. Siete sull'1-1, tutto può succedere. Tutto può succedere, sì, ma secondo me non siamo qui per caso, perché noi abbiamo dimostrato di essere alla loro altezza, di essere un gruppo come loro, e quindi possiamo andare avanti e fare nostra questa serie, secondo me. Flavio, l'opportunità è davvero ghiotta, anche se Salerno, ripetiamo, è una squadra molto forte, però voi avete queste due gare davanti al pubblico amico, dove potete anche chiuderla qui. Sì, diciamo che il pubblico ci potrà dare una grandissima mano. Noi siamo carichi a mille, abbiamo bisogno proprio del pubblico, quindi speriamo che sia domenica che martedì avremo un pubblico, cioè un palazzetto pieno. Come si batte Salerno? L'avete già battuto? Mettendoci più grinta di loro e facendo un canestro in più.